L'esperienza di questi anni ha cambiato in modo incisivo, direi, il mio modo di fare didattica. Ha cambiato su diversi fronti. Dal punto di vista interno ho acquisito delle competenze nuove, delle capacità di condurre, di gestire, di analizzare il gruppo, le dinamiche, che decisamente mi hanno fatto diventare molto più matura e capace di affrontare e di gestire la giornata nel migliore dei modi. Mi hanno fatto anche vedere quali sono le potenzialità incredibili che tutto sommato ha un'azienda agricola. Gli argomenti che si possono trattare sono veramente vari, multidisciplinari, interdisciplinari, spaziano, hanno degli orizzonti veramente decisamente ampi. Quindi la progettazione interna, ho cercato di rivedere i miei programmi senza snaturare quella che era l'anima del programma in sé, ma migliorarli e adeguarli a quelle che sono le esigenze della richiesta della scuola. Soprattutto la cosa grande, il cambiamento grosso è vedere che le insegnanti non sono più qualcosa di separato dal mio mondo, ma che stanno diventando delle amiche e soprattutto delle alleate importanti. Il cambiamento radicale è proprio questo, cercare di rimodulare, riprogettare insieme a seconda delle esigenze. La fattoria didattica diventa uno strumento, un alleato che tutte le insegnanti hanno a disposizione per cercare di far del bene e migliorare l'offerta dei loro ragazzi. È necessario anche poi, di fronte a un mondo che cambia, seguire i cambiamenti, andare incontro alle esigenze nuove della scuola e quindi in un certo senso va anche riprogettato il modo di essere fattoria didattica. L'uscita non deve essere soltanto intesa appunto come la scuola che viene ad incontrare la campagna e esce, che è una cosa assolutamente importante per conoscere il territorio, per vedere come è fatto l'ambiente circostante, come si fa agricoltura, ma è anche necessario che la fattoria didattica, il fattore didattico diventi un alleato della scuola, un amico che entri nelle scuole direttamente, se non fisicamente con la propria persona, per tenere delle lezioni, per ascoltare, per incontrare i bambini, magari attraverso la tecnologia, mandando dei filmati, mandando delle mail, dando degli aiuti, dei suggerimenti alle insegnanti e agli alunni durante il corso della loro programmazione didattica.